Cari amici, quanti di noi non abbiamo assaggiato un buon vino italiano? Sapevate che l'Italia è la nazione con il maggior numero di varietà di vitis vinifera al mondo, con più di 350 vitigni? Parlare di vini italiani significa entrare in un mondo di informazione, curiosità e ricchezza enorme. E chi potrebbe guidarci meglio di Alessandro Piccone, sommelier? E, se ci permette dirlo, il nostro caro amico a chi abbiamo avuto l'onore di ascoltare in altre due puntate, che vi invito di andare ad ascoltare sul nostro canale YouTube. Allora, buongiorno, Alessandro, come si trova? Buongiorno. Bene, grazie. È veramente un piacere di poter condividere con chi ci ascolta queste cose perché riescano a capire molto di più cosa è il vino italiano e che così lo possano apprezzare, perché quando uno capisce qualcosa riesce a apprezzarlo molto di più. E con quello avere in fin dei conti un godimento, perché il mangiare e il bere è godere in fin dei conti. Esattamente, questo sarà molto molto interessante, soprattutto per noi che siamo dilettanti in questo tema del vino italiano, che l'abbiamo assaggiato, che lo godiamo, però che abbiamo la speranza di conoscere meglio per godere di più. Questa è la nostra aspettativa e grazie per condividere il suo tempo e le sue conoscenze, credo che sarà molto utile. Se partiamo, posso domandargli questo tema della denominazione d'origine, come viene segnalata e garantita la qualità dei vini italiani? Beh, è una cosa in fin dei conti per chi non la conosce bene o per chi non la conosce, può diventare una situazione un po' complessa, un po' anche confusa. C'è un documento che è stato emesso dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che si chiama il Testo Unico del Vino. E in questo senso lì si descrive prima di tutto cosa è il vino per la legge, no? E fa riferimento a tanti altri documenti. Dentro questo qui lo faccio in una maniera abbastanza riassuntiva, perché possiamo parlare ore e ore di questo, è la denominazione di origine, in fin dei conti, è un insieme di regole che serve per definire, per descrivere determinati vini. In forma generale, una denominazione d'origine è un nome che fa riferimento a un punto geografico, che può essere una regione, una vallata, un monte, una città, un fiume, qualsiasi cosa, però che viene definita perfettamente questa zona e dove si produce un determinato vino. Pertanto, se lo mettiamo in una forma così molto ampia, una denominazione di origine diventa per il consumatore una certa garanzia che il vino è fatto sotto determinate regole, no? E queste regole quali sono? Così in forma generale, ora vi spiego ognuna delle denominazioni. Si definisce la zona, si definiscono che uve si devono usare per fare questo vino qui, si definisce in molti casi anche come si deve fare questo vino, se deve passare per un invecchiamento in legno, se è solo in acciaio inossidabile, le proporzioni che si possono avere, eccetera, no? E anche le caratteristiche organolettiche, vedasi la parte visiva, la parte olfattiva e la parte gustativa, cioè in genere che colore devono avere, che aromi e profumi possiamo trovare. E che sapori e caratteristiche. In questo senso si definisce anche qual è, per esempio, la quantità di alcol che deve avere questo vino, i gradi alcolici, no? Possono essere, non so, minimo, normalmente si dice il minimo, e ogni produttore
definisce e decide come fare il suo vino, no? Ed è anche una cosa importante che dobbiamo, diciamo, seguire la tradizione, perché è anche una cosa interessante. Queste denominazioni in certo senso ci sono da tanti anni, quando gli stessi produttori di vino hanno deciso di aggrupparsi in quello che si chiamano i consorsi di tutela, no? Per il vino determinato. Allora, sono gli stessi produttori che hanno deciso, sedendosi e vedere, vabbè, come si fa questo vino, scriviamo tutte quelle regole, siamo tutti d'accordo, e con quello si riesce, in fin dei conti, a tutelare, a proteggere quel determinato vino da imitazioni che possono essere fatte lo stesso in Italia come in altri paesi. Pertanto, un vino che c'ha una denominazione d'origine, possiamo essere quasi al 100% sicuri che il vino che ci dicono che è, lo è veramente. E dico quasi perché purtroppo in tutto il mondo ci sono contraffazioni dei prodotti, no? In fin dei conti credo che qualsiasi prodotto, sia alimentare o sia qualsiasi altra cosa, abbigliamento, apparecchi elettronici, eccetera, sono soggetti, soprattutto se hanno un discreto successo, a essere contraffatti, a essere falsificati, perché la gente, senza conoscere bene, li acquista. Allora, dentro queste classificazioni ce ne sono tre principali, che sono l'indicazione geografica tipica, la denominazione d'origine controllata e la denominazione di origine controllata e garantita. Cosa, a grandi linee, cosa significa? Come ho detto, ognuna definisce la zona. Normalmente, quando parliamo di indicazione geografica tipica, è una zona più grande. Poi indica quali uve dobbiamo utilizzare, e c'è tutta una lista dentro quella regione o dentro quella zona, quali sono le uve autorizzate o i vitigni autorizzati, e la stessa denominazione o indicazione geografica ci definisce proprio chiaramente, no? Deve essere quest'uva qui, molte volte è che danno un minimo, per esempio un 75%, un 80%, un 90%, ogni denominazione proprio lo chiarisce, e il resto può essere di queste uve autorizzate. Anche cosa si cerca con tutte queste regole? Che i vini veramente abbiano un'identità, un'identità del posto, della zona, della regione, e ovviamente ogni produttore fa il vino come seguendo queste regole, però come piace a lui, gli dà anche quell'identità più personale del produttore, sicché non è che un vino o una denominazione che tutti i suoi vini siano esattamente uguali. Ogni produttore lo fa proprio col suo stile, con la sua personalità. Poi è la graduazione minima che devono avere, e quali sono anche le indicazioni che devono essere in etichetta, cosa si deve far conoscere al consumatore, eccetera. Dentro le indicazioni geografiche ce n'è 118 in tutta Italia. Sicché già lì incominciamo a avere una gamma abbastanza ampia, e per quello dico che diventa anche un po' confuso, che capirete poco a poco di cosa si tratta.
Poi c'è la denominazione d'origine controllata. Ah, mi scordavo, le indicazioni geografiche tipiche sono nate, per così dire, nel 1994. Poi c'è la denominazione d'origine controllata che ufficialmente è nata nel 1963. Comunque, certi vini, e soprattutto vini molto conosciuti ancora oggi, è che ci sono dei riferimenti e si potrebbe in certo senso chiamare come una specie di denominazione fin dai tempi dei Romani, no? Dove c'era già proprio in libri, uno è stato Plinio il Vecchio, che ha scritto Naturalis Historia, e dove lui ha fatto tutta questa redazione, tutta questa compilazione di tutti i vini e i vitigni che c'erano non solo in Italia, ma più o meno dentro l'Impero Romano. Un altro esempio è il Chianti, che già dal 1260-1270 si faceva riferimento chi lo poteva produrre, con quali uve si doveva produrre e dove si poteva produrre. Sicché si può dire che sono un po' gli antenati delle denominazioni d'origine. La denominazione d'origine controllata ovviamente è più specifica, la zona è più diciamo esigente, no? Nei tutti questi requisiti che devono adempiere i produttori, le uve, come si deve coltivare la vite, in che zona, quante piante per ettaro ci devono essere, e tutto il processo produttivo viene autorizzato dai famosi consorzi. Ogni consorzio ovviamente autorizza la sua denominazione, no? E normalmente è che quasi tutti i produttori della zona sono iscritti al consorzio. E diventa un autocontrollo, un'autocertificazione, perché sono gli stessi produttori che a sua volta sono nelle cariche dentro il consorzio e pertanto ci tengono molto a che tutti i produttori facciano il vino come si deve, perché sappiamo benissimo che le cattive notizie sono quelle che viaggiano molto più alla svelta. Allora è di interesse di tutti che tutti seguano queste regole. E come si dice, c'è un'altra cosa, magari l'avete vista e non avete mai capito il perché in alcuni dei vini con denominazione d'origine controllata c'è una accisa, un'etichettina con un numero ed è che i produttori lo utilizzano per poter dimostrare che loro seguono tutte queste regole, no? Ed è anche una cosa interessante perché possiamo entrare, ci sono delle pagine su internet specifiche e mettendo questo numero qui possiamo sapere qual è il produttore, quante bottiglie ha fatto, che vino è e altri dati. E allora quello ci dà una certa tranquillità perché noi vediamo una bottiglia e possiamo verificare che è veramente quello che ci dicono. Delle denominazioni di origine controllate ce n'è 332. Sicché qui incominciamo già a avere numeri più grandi. Poi viene la denominazione d'origine controllata e garantita che sono nate nel 1980. Ovviamente sono vini più, in certo senso, più pregiati, le regole sono molto più severe di quello che si deve fare, come si deve fare. E sono le stesse regole per la denominazione d'origine controllata, però
Però in più è che non solo si deve certificare tutto il processo, ma si deve anche assaggiare e autorizzare i vini, sicché già fatti. E allora lì si dà già questa autorizzazione generale e possono imbottigliare. C'è anche una questione da tenere conto per queste tre classificazioni che vi ho appena spiegato. I vigneti che servono per produrre determinato vino devono essere iscritti nel consorzio e l'uva non si può utilizzare per altri vini. E pertanto abbiamo già anche una produzione in certo senso limitata. È anche vero che soprattutto per questi che gli danno questo numero, questa fascetta che si applica a ogni bottiglia, il produttore va col consorzio e gli dice: io produco un tot numero di bottiglie, mettiamo 10.000 bottiglie. Se il produttore per qualche motivo dice: guarda, ho avuto un problema, invece delle 10.000 bottiglie ne ho prodotte solo 8.000. Allora queste fascette le devono ridare al consorzio perché è una maniera proprio di controllare. Se ti è mai detto che fai solo 8.000 bottiglie, ne puoi commercializzare solo 8.000. Se per caso è che ne hanno fatte di più, che ovviamente ci tengono a controllare tutto questo, dicono: te ci avevi detto che ne facevi solo 10.000 e pertanto ne puoi vendere solo 10.000. No? Sicché anche quello ci dà un senso di tranquillità. Delle denominazioni di origine controllate e garantite ce ne sono 75. Sicché mettiamo già insieme i numeri e sono più di 500, che è già un bel numero. In più, dentro ognuna delle classificazioni, c'è quello che si chiamano le tipologie. Si riesce a capire abbastanza bene quando ora che ve le dico, che è vino bianco, vino rosato, vino rosso, spumante, frizzante, liquoroso, passito, dolce, naturale, da dessert, eccetera. E allora è che in ogni denominazione definisce quali tipologie ha, sicché non tutte le denominazioni hanno tutte le tipologie. Alcune, per esempio, sono solo vino bianco, altre solo vino rosso, però ci sono alcune, e anche quello diventa un po' confuso, che magari una denominazione ha la tipologia o versione bianco, rosso, rosato, spumante. Sicché mettendo insieme tutte quelle lì, arriviamo tra una cosa e l'altra più o meno sui 2.000 tipi di vino, considerando queste le denominazioni e le tipologie. Sicché già lì diventa una questione che chi non è pratico con queste classificazioni probabilmente si perde un po', no? In tutto questo universo di vini. Poi c'è anche la questione della riserva. La riserva, ogni denominazione dichiara se esiste la riserva per quel vino lì e quali caratteristiche ci sono. Poi magari avrete visto o sentito nominare anche il classico, quello più normale è sentire il Chianti e il Chianti classico, e quella si può considerare un'altra tipologia perché è la zona proprio tradizionale, la zona storica. Col tempo molte denominazioni hanno incominciato a ampliare, perché ne hanno avuto bisogno, la zona in cui si poteva produrre. E allora, per fare questa differenza, esiste questo termine classico. Poi esiste il termine superiore, che
un vino che per le caratteristiche, soprattutto il vigneto, la zona, dov'è l'esposizione, eccetera, il vino è sinceramente superiore. E allora possono esserci, diciamo, queste combinazioni, è un bianco classico superiore, no? E allora diventa ancora più complesso e più confuso. Meno male, ora attraverso internet uno può cercare proprio al momento, tramite il cellulare, vabbè, mi dicono questo vino qui cosa è, di dove è, perché c'è da considerare molte volte che il nome di questa denominazione non fa riferimento a una città, non fa riferimento a una montagna, a una regione, no, è un nome specifico e diventa molto più difficile, no? Allora questo vino di dov'è? È del nord, è del sud, è del centro, è delle isole? Non si sa, c'è da cercarlo veramente. E poco a poco uno, se è che c'ha questo interesse, c'ha questa curiosità di sapere cosa sta bevendo, allora può più o meno definirlo. I vini che non entrano dentro queste tre categorie è una categoria generica che si chiama vino da tavola, che molti avranno sentito nominare. Cosa vuol dire questa situazione? Mettendola in termini un po' più semplici, sono vini che non entrano nelle categorie che abbiamo appena menzionato, magari perché il vigneto non è nella regione specifica, no? E allora pertanto non può avere quel nome lì. O il produttore ha deciso di fare un vino diverso, non vuole seguire, come si chiama, le uve o le proporzioni delle uve o lo stesso processo di produzione, no? Ci sta più tempo, ci sta meno tempo, magari quella zona lì è per vini rossi e lui decide di fare un vino bianco, eccetera, no? E allora diventa questa categoria generica vino da tavola. Però c'è anche una questione: dentro questi vini da tavola, che ci possono essere quelli veramente molto generici, in cui non si sa neanche che uva è, se viene solo da una regione, si può fare di mescolare vini delle diverse regioni italiane, e per la comunità europea è che si può mescolare vini che vengano da paesi della comunità europea, basta indicarlo, quello sì, dire vini della comunità europea. Però ci sono produttori, come ho detto, non vogliono seguire queste regole qui, e cioè delle denominazioni, e fanno un vino che può essere una meraviglia. E allora in un vino da tavola, che in teoria dovrebbe essere qualcosa di molto generico, diventa che è un vino che magari costa 100 euro una bottiglia. E uno dice: come un vino che in teoria non segue nessuna regola è che mi costa quello? Mentre che gli altri vini da tavola magari li possiamo trovare a 2 euro il litro, 3 euro il litro, no? E allora diventa un po' confuso per chi non conosce tutte queste regole. E di lì è questa parte che io sì invito chi gli piace il vino italiano, di vedere, di trattare, di conoscere un pochino di più. Ah vabbè, la bottiglia di vino che sto bevendo è di tale zona, c'ha tale uve, c'ha tali caratteristiche. Esistono proprio su internet le pagine del consorzio, di tutti i consorzi che ci sono, e lì ci raccontano un po' la storia, perché si chiama così,
Da quando è che si fa questo vino? Per chi vuole proprio approfondire molto di più, sia nelle pagine dei consorzi, sia nella pagina del Ministero delle Politiche Agricole, è che possiamo trovare i disciplinari, il disciplinare è proprio il documento dove sono scritte tutte le regole, e incominciare a leggerlo, no? È abbastanza tecnico. Io suggerisco di più che vadano alle pagine dei consorzi perché c'è anche quella parte storica che perlomeno a me piace molto, no? Riuscire a capire perché questo vino si fa così. Magari c'è stata proprio una ragione specifica, no? Perché si è fatto, perché c'ha quel nome, i nomi dei vitigni. Molte volte fanno riferimento alla forma, alla zona, a cosa faceva venire in mente, o a una precisa, situazione storica, eccetera. E diventa anche quella una cosa, per me la trovo in certo senso poetica, no? Romantica, perché uno riesce a capire un pochino di più, no? Ah, c'ha quel nome per questo. Per esempio, una delle uve si chiama Corvina o Corvinone, che sono della zona del Veneto, che si usa per fare i vini di Valpolicella, e si chiama così perché ricorda il colore dei corvi, che è quel nero bluastro, così, il nebbiolo. In parte è che si chiama così perché in teoria come si dice, si fa la raccolta nel periodo in cui c'è più nebbia, ma anche perché la pelle del chicco d'uva è molto scura, però c'ha la pruina, che di sicuro l'avete vista e magari non sapevate come si chiamava, sia nell'uva o per esempio anche nelle prugne. C'è quella parte che è un po' biancastra, che se uno ci passa il dito viene via. Quella è la pruina. E allora che fa venire in mente la nebbia, no? Perché è così biancastra, eccetera. E allora ci sono tutte queste regole qui che c'è da, in certo senso, da capire e anche, come dico sempre, da capire per poter gustare molto di più il vino, no? Dico, cioè, sono delle persone, io quello lo rispetto, che semplicemente lo bevo, non mi piace, non mi piace, perfetto, però ci siamo tanti altri che ci piace sapere cosa c'è dietro, no? Cosa fa, cosa ci trasmette quel vino lì. E diventa anche una parte, proprio per capire, per conoscere di più, differenziare quello che è il vino del nord e quello del sud, perché hanno caratteristiche diverse, perché il clima è diverso, il terreno è diverso, no? E la storia è stata anche diversa, e per quello vengono così. Sì che più o meno a grandi linee, in una maniera molto, molto riassuntiva, sono queste le denominazioni e c'è tutta la lista che si può vedere, come si dice, si può vedere in queste pagine, in questi documenti, tutta quella parte, chiamiamola un po' più tecnica, un po' più proprio di regole, che molte volte dico, per uno che gli piace il vino, dice sì, che bene che ci siano quelle regole, ma a me conoscerle o no, non mi fa piacere di più o di meno tale vino, no? A Ed è quella. me vengono alcune domande. La prima è, non conosco questo argomento, allora mi domando cosa è la riserva, perché lei dice alcune ce l'hanno, alcune non ce l'hanno. Che significa che un vino abbia la riserva? La riserva normalmente è che il vino trascorre un tempo più lungo col produttore ed è un tempo anche più lungo
che passa in legno, e normalmente anche la riserva c'ha un grado in più di alcol. Non tutti gli anni si possono fare le riserve, perché è lì, è proprio dipende dalla qualità dell'uva, che in fin dei conti la qualità dell'uva dipende anche dal clima: ha fatto troppo caldo, ha fatto freddo, ha piovuto troppo, non ha piovuto, e allora decidono ogni volta se sì si può fare o no. E quello è ogni produttore, non il consorzio, perché anche se sono nella stessa zona è logico pensare che ogni vigneto magari gli ha piovuto di più, gli è piovuto di meno, ha avuto più sole, ha avuto vento, ha avuto dei problemi o non ne ha avuti, e sicché diventa così. Però è quello. Una cosa importante anche che nelle indicazioni geografiche o nelle denominazioni d'origine, lo stesso disciplinare dice quanto tempo deve trascorrere sia in legno, sia in bottiglia o sia nei cisterne di acciaio inossidabile prima di poter commercializzare il vino. Sicché ci sono alcuni vini, e che anche quello serve conoscere un pochino per non avere delle sorprese, che qualcuno tenti di farci una cosa poco gradevole, di venderci un vino che veramente non lo è. Per esempio, il Barolo, prima di essere commercializzato, devono passare 4 anni. Sicché se qualcuno ci vuole vendere un Barolo del 2020, non è un Barolo, no? O anche un Brunello di Montalcino, per parlare quelli più diciamo conosciuti e più noti. Sicché anche quello ci serve per vedere, d'accordo, il prodotto che mi stanno dando è vero o è semplicemente l'etichetta che dice? E come ho accennato prima, gli stessi consorzi, gli stessi produttori vogliono che non succeda niente di questo, perché se no pensano, è che tale denominazione non è buona o non è vera, è stata contraffatta, e ci rimettono un po' tutti, perché la gente, senza sapere, dice, è questo vino qui, allora non lo compro. Però diventa che non comprano quello, diciamo, che ha avuto il problema, ma neanche quello che è stato fatto come si deve. Allora, per noi, dico, forse sono le generalizzazioni che facciamo noi, che non conosciamo di questo argomento. E se vedo riserva, significa di più qualità tra i vini di quella denominazione, e c'è un rapporto tra questo e la parola qualità, o è solo un sapore diverso? È più che altro le caratteristiche del vino che sono diverse. Ovviamente, siccome è stata in un'annata, diciamo, molto buona, allora sì, è più che chiamarlo di migliore qualità, io lo divido più che altro in categorie, perché molte volte quando parliamo così di qualità, le persone tendono a dire è buono o è cattivo, non c'è una via di mezzo. E allora sono caratteristiche diverse, e ognuno può decidere mi piace o non mi piace, se è riserva o se non lo è, perché siccome c'ha più tempo, ma normalmente è un vino più complesso, più strutturato, e c'è anche molte volte che perlomeno con la mia esperienza nei vini qui in Messico è successo che con alcuni che sono riserva e che sono vini più complessi, ma non più potenti, più robusti. E allora la gente pensa, è riserva, allora deve essere un vino molto più
corposo, molto più pesante, e invece no, è più sottile, più delicato. E allora anche quello diventa, come si dice, un problema per chi non conosce e che magari si aspetta un'altra cosa, no? Dico che è anche una cosa normale, no? Io pensavo che, credo che a tutti ci è successo almeno una volta, di pensare che magari un piatto che chiediamo al ristorante lo pensavamo in una maniera ed è in un'altra, no? Beh, magari non ci piace, no? Non è colpa del piatto o colpa del vino, è che noi ci siamo fatti, diciamo, un po' una storia che non era la realtà, Capito. no? È quello. In questo senso anche se capisco bene, se ho capito bene, le tre denominazioni, la prima perlomeno, quello che voleva segnalare è la parte, cioè che è il prodotto vero, garantire come la ricetta, il posto, altro. La seconda, vanno tutte queste in questo senso, cioè garantire che non mi stanno vendendo una contraffazione, però Esatto. e che sia fedele alla ricetta non garantisce che, per esempio, mi piacerà, no? Quindi non c'è un rapporto tra denominazione e che mi piaccia, o come diceva lei, non, cioè non è sinonimo di questo ce l'ha la denominazione, quindi ha qualità, l'altro non ce l'ha, non ha qualità. Quindi queste specie di relazioni che, insisto, noi che non sappiamo di questo genere, facciamo in testa, non corrispondono alla realtà. Esatto, e quello succede in fin dei conti in tutti i paesi che hanno questo sistema di denominazioni. Non garantisce che a me piaccia, mi garantisce che è stato fatto bene, quello sì, che quello che mi dicono è un prodotto di quella regione lì, che è, diciamo, legato alla tradizione, che è un prodotto che è atto al consumo umano, quello sì, però se mi piace o no, lì è un gusto molto personale che oltretutto è molto rispettabile. Perché? Perché io non posso esigere a una persona, ah no, questo ti deve piacere. No, e anche dentro diciamo, una stessa denominazione d'origine o in un'indicazione geografica. Siccome, come ho accennato prima, no? Ogni produttore fa il vino seguendo le regole, però a modo suo, no? Perché io voglio far conoscere questo vino in quel senso lì. E allora possiamo pensare, mettendo un esempio, il Chianti Classico del marchio A mi piace molto, ma quello del marchio B non mi piace tanto. No? Quello è il mio preferito. Come succede con qualsiasi altro, diciamo, o una bevanda o un prodotto, dico, quando anche qui si può pensare con un esempio molto più semplice, è che i cornetti mi piacciono da tale panettiere, ma non da quell'altro, eppure tutte e due sono cornetti, seguono la stessa ricetta. O un'altra cosa, e soprattutto che abbiamo appena più o meno finito il tempo dei chiles en nogada, no? La ricetta, diciamo, generale è simile, però a me piace più questo che quell'altro, eppure tutte e due sono chiles en nogada, no? O un mole. Sicché c'è da pensare anche in quello, e dobbiamo, come sempre dico, imparare a riconoscere che il prodotto è fatto bene, che il prodotto può avere un difetto, perché lo può avere, è un prodotto che non mi piace. Perché molte volte si tende a dire così, siccome non mi è piaciuto, allora non è un prodotto di qualità. Ma invece lo è, non mi piace, quello
io non posso dire niente. Un altro esempio che faccio molto è quando magari andiamo al cinema, no? Con un amico, eccetera, e vediamo esattamente lo stesso film, però uno magari dopo 10 minuti si alza e se ne va perché dice io non lo sopporto, e quell'altro dice ah, è la terza, quarta, quinta volta che lo vedo e ogni volta ci trovo qualcosa di nuovo. Ed è esattamente lo stesso film. Col vino succede lo stesso. È esattamente lo stesso vino, però a me piace e all'altra persona no. E nessuno dei due è in un errore. Perché? Perché è il gusto di ognuno. Che c'è da riconoscere, come dico, le cose fatte bene dalle cose magari fatte male, perché ci sono, come in qualsiasi prodotto, o i vini che anche se è stato fatto bene, però magari è stato immagazzinato male, nel negozio l'hanno tenuto vicino a una fonte di calore, quando l'hanno trasportato ci sono stati dei problemi, e non è colpa del vino, perché in fin dei conti è colpa di chi lo trasporta, è colpa di chi lo tiene lì in magazzino, e molte volte può succedere che siamo noi stessi a creare il problema. Il vino è stato fatto bene, chi me l'ha venduto è che l'ha tenuto in condizioni ottimali, però io l'ho messo in un punto dove non era opportuno metterlo per tenerlo lì, o magari è che l'ho comprato, l'ho messo in macchina, ho fatto un mucchio di giri, il vino, la macchina l'ho lasciata al sole, pertanto si è riscaldata, e sono stato io che ho maltrattato il vino. Però succede molte volte che la gente tende a dire ah no, è che il vino è cattivo. E dobbiamo riconoscere quella parte lì, no? Se l'abbiamo maltrattato, la colpa non è del vino, e allora dobbiamo imparare a tener cura dei vini, di come immagazzinarlo a casa, come immagazzinarlo in un negozio, eccetera, per tenerlo nelle migliori condizioni e poterlo godere nel miglior modo. È quello che succede. A me sembra affascinante, perché per me ogni volta che parlo con lei è come scoprire un territorio nuovo e vedere che c'è tanto da scoprire, da riconoscere. A me piacerebbe un giorno poter saper dire ah, questo è complesso, questo è meno complesso, questo è più corposo, meno corposo, più strutturato. Ho usato questi concetti che sinceramente non conosco su questo, e che e in questo senso le attività che lei fa della cata, di questo degli abbinamenti, del maridaje, sono momenti in cui lei istruisce le persone, aiuta a percepire di più questo, vero? Esatto, è quello. E molte volte quello che consiglio è di avvicinarsi al vino, però proprio di tentare di capirlo. Se io non conosco tutti questi nomi, tutti queste descrizioni, va bene, però poterlo descrivere con le nostre parole. È un vino così, è un vino cos'ha, mi fa venire queste sensazioni quando lo bevo, quando lo odoro, cosa trovo, no, in quel vino lì, e aiutare anche in fin dei conti a poter riconoscere il nostro gusto. Molti utilizzano la parola definire il gusto, ma no, io non lo definisco, il gusto ce l'ho già, come ci piacciono le fragole o non sopportiamo le fragole, o ci piace come si dice, l'insalata, o ci piace l'aguacate, insomma tutte quelle cose lì, perché in fin dei conti sono
sensoriali e sono anche gustative, che magari sono dei gusti acquisiti, però li dobbiamo riconoscere. Allora, un'altra cosa che consiglio è di avere un libretto, un quaderno dove scrivere: oggi ho assaggiato questo vino qui, ovviamente il marchio, se c'è la denominazione, di che uva era, di che anno era, eccetera, e annotare le nostre sensazioni. Mi è piaciuto perché, non mi è piaciuto perché, e con quello riusciamo a riconoscere il nostro gusto. E allora la prossima volta che andiamo ad un negozio di vini o che andiamo a un ristorante, possiamo chiedere: voglio un vino che sia più o meno con queste caratteristiche, o non voglio un vino che abbia queste caratteristiche, no? Perché le abbiamo già riconosciute, come in tutta la questione, diciamo, gustativa. Ci sono già dei sapori che abbiamo capito perfettamente che ci piacciono o che non ci piacciono. È lo stesso col vino. Allora, ovviamente, se non ci piace, per dire, il fegato, non arriviamo a un ristorante a chiedere un piatto di fegato, no? Se so già che non mi piace, non lo chiedo. Sicché col vino è esattamente uguale. E anche quello che consiglio è sempre assaggiare vini diversi per poter conoscere di più. Magari dare anche questa seconda opportunità, perché la prima volta magari l'abbiamo assaggiato, il vino aveva un problema, noi avevamo magari il mal di stomaco, il mal di testa, eravamo di fretta, avevamo troppo caldo e non erano le condizioni ideali. E allora riassaggiare questo vino, ovviamente non la stessa bottiglia, però per dargli questa opportunità. Ed è dare l'opportunità al vino, ma dare anche l'opportunità a noi stessi, no? Magari è che sì, mi piace, però l'avevo già definito come che no. E allora con quello uno è assaggiare, assaggiare, assaggiare vini di uve diverse, vini di paesi diversi, di zone diverse. E se uno lo fa anche con altre persone che gli piace il vino, diventa molto più ricco questo scambio di idee, no? Io ho trovato questo, a me mi ricorda tale piatto, a me mi verrebbe voglia di mangiare questo qui, o mi ricordo che in un viaggio, eccetera, e diventa una cosa molto interessante, perché mettiamo insieme le impressioni di tutti, no? Non l'ho sentito. Adesso si ascolta bene? Ora sì. Ok, mi domandavo se in questa seconda opportunità che diamo ai vini può darsi anche con quello che ho mangiato o che ho accompagnato il vino abbia influito nella percezione sgradevole per me, e che sì, con altro abbinamento possa trovare o scoprire un sapore che mi piace. Sì, perché anche quello conta, e magari non è né colpa del vino né colpa del piatto, ma è messi insieme non vanno d'accordo. E allora uno normalmente si ricorda di quella sensazione sgradevole e allora dice: no, non mi è piaciuto. Ma c'è da vedere. Per quello anche un'altra cosa che consiglio è fare questi abbinamenti, che possono essere fatti in due maniere: o abbiamo un vino e lo assaggiamo con 3-4 piatti diversi, o abbiamo lo stesso piatto e lo assaggiamo con 3-4 vini diversi, e di lì possiamo capire: ah, guarda, con magari col bianco ci sta molto bene, però risalta più questa spezia, questo sapore. Col rosso anche lì ci sta bene, però risalta tutte
tutta un'altra cosa, no? E magari possono essere le due sensazioni molto gradevoli, ma molto diverse. O che col bianco ci sta molto bene e col rosso no, o viceversa. Sicché dobbiamo fare questi assaggi e soprattutto farli con quella disponibilità di imparare, di sorprenderci, di vedere cosa succede senza i preconcetti, no? Ah no, è che questo qui io so che non ci va, perché normalmente diventa che non ci va, no? O che sì, questo ci deve andare anche quando abbiamo quelle sensazioni in bocca sgradevoli, ah no, però è che mi hanno detto che questo vino va con questo piatto qui, io devo dire che va. Cioè, dobbiamo avere quel, in certo senso, quell'indipendenza, no? Che ovviamente ascoltare altri ci aiuta, perché magari possiamo scoprire cose che noi stessi non avevamo visto, però è l'opinione di quella persona lì, no? E che è molto rispettabile, quello io non lo metto mai in dubbio, no? Però entrano i gusti e io non ho gli stessi gusti che quello che è accanto o di fronte a me. D'accordo. Posso vedere perché una persona che comincia a entrare al mondo dei vini, dei vini italiani, dei vini in generale, non si annoia mai, davvero si vede che c'è. Sì, dai, per sperimentare. Quelli che abbiamo ormai tanti anni che siamo immersi nel mondo del vino, non ci annoiamo, perché ogni volta possiamo scoprire un vino nuovo, un vitigno che non avevamo mai assaggiato, vini di un paese che non, magari non sapevamo neanche che producesse vino. E allora diventa quella parte più proprio interessante, e potrei dire praticamente infinita, perché c'è anche un'altra questione. Il vino, in certo senso, è un essere vivente, e allora ogni bottiglia è che c'ha un'evoluzione diversa, no? Non è stata esattamente nelle stesse condizioni, l'altra bottiglia ha più tempo lì, eccetera, e sicché ogni bottiglia dello stesso vino ci può dare delle esperienze molto diverse, no? Per quello anche dicevo di dare questa seconda opportunità, però è quello il bello, no? Siccome non lo accompagniamo quasi mai con gli stessi alimenti, anche lì diventa, beh, oggi l'ho assaggiato col pollo fritto, per dire una cosa, e domani lo assaggio col pollo fatto al forno, no? È pollo? Sì. È lo stesso vino? Sì. Però è stata una maniera diversa di prepararlo, e allora ci dà sensazioni diverse. Per quello non ci annoiamo mai. In questo senso, lei ha usato una parola che mi sembra molto forte e interessante, perché ha parlato con la parola identità. Ha detto che una denominazione indica una certa identità, però dopo il produttore gli dà un'identità propria, e dopo addirittura, già parlando del uno stesso produttore, ogni bottiglia contribuisce all'identità propria. Quindi veramente quando trovo davanti a me questa specifica bottiglia, mi dirà cose che un'altra bottiglia dello stesso vino, lo stesso produttore di denominazione, non me lo dirà. Questo è davvero, fa un rapporto interessante. Esatto, c'è da considerare quello. Ovvio che tutti i produttori quello che vogliono è che il loro vino sia diciamo costante, prima di tutto in questione qualità, ma anche in quest'identità, perché non si può pensare che un anno il vino ha certe caratteristiche, l'anno dopo il vino ce n'ha delle altre, no? O sea, tentano che sempre sia chiamiamolo un po' congruente con la loro identità, però ogni anno è diverso. Quante volte ci succede? Siccome
L'uva, essendo una frutta, dipende molto da come è stato tutto l'anno prima di fare la raccolta, come succede, e credo che molte persone che magari abbiano in casa un albero da frutta, non so, un pesco, un melo, ah, guarda, quest'anno veramente sono molto buoni. E l'anno dopo è che magari ne fa meno e non sono poi così buoni. Dipende dal clima, da quel ciclo, diciamo, della pianta. Credo che anche noi come esseri viventi è che ci sono giornate che funzioniamo meglio che altre. E lo stesso così, no? E diventa, ripeto, un'esperienza che può essere diversa ogni volta. E quello lo fa anche molto più interessante, no? E riprendendo questo termine qui dell'identità, anche noi come esseri umani ci abbiamo la nostra identità. E riusciamo a trovare, mi piacciono più questo vino, questo vitigno, questo stile di vino, ed è valido, ed è perfettamente valido. Alessandro Piccone, grazie mille per quest'altra, quest'altro raduno in cui abbiamo imparato di più su questi prodotti italiani, specificamente del vino italiano. Io porto con me questa riconoscenza, questa voglia di imparare di più a vedere e apprezzare l'identità di ogni vino italiano che avrò davanti a me, e questa identità porta al rispetto. Così come tra le persone, quando conosco di più l'altro, lo rispetto di più. Ora vedo il vino con uno sguardo diverso che mi dice che anche come lo tratto, perché lui mi corrisponda dandomi il meglio di quello che può offrire. Esatto, è proprio così. E potrei anche dire, no, sì, la mia parte di docente, professore, eccetera, me lo fa venire. Il compito che lascio a chi ci ascolta è assaggiare tanti vini. Non limitarsi, conoscere, vedere, magari fare anche dei paragoni. Sempre un paragone, diciamo, in forma positiva. Non è paragonare per vedere questo è buono e questo è cattivo. No, siamo diversi, come succede con le persone. Per me è anche un'analogia che faccio molto tra un vino e la personalità di una persona. No? C'è quello che è più timido, quello che è più estroverso, quello che è più rumoroso, quello che è più silenzioso. E i vini ci danno anche queste sensazioni qui, no? C'è da, ripeto, da capirli. E allora, capendo quel vino lì, io lo posso godere e veramente, ripeto questa parola, godere, perché il mangiare e il bere è godere. Dico, penso che è una delle cose che in fin dei conti mangiare dobbiamo farlo per sopravvivere. E allora mangiamo bene e accompagniamo questo mangiare con un buon vino. Senz'altro. Grazie di cuore per questa seduta. Ci incontreremo a Dio piacendo il prossimo mese per continuare arricchendo la nostra conoscenza. Grazie e un forte Certo, abbraccio. grazie a tutti che ci seguono. A presto. Cari amici, che dire? Dobbiamo conoscere di più. C'è un mondo che ci sta aspettando per conoscere, per arricchire la nostra esperienza e godere di più la vita, perché questo finalmente lo abbiamo. Con questo desiderio, sono Gustavo Martinez, questa è stata la puntata 27esima della Dolce Vita. A presto.